Questa mattina siamo a Solignano perché la Protezione Civile ha avuto una bellissima iniziativa di fare le caldarroste e siamo con Leporati Claudio, che è il coordinatore della Protezione Civile qui di Solignano. Claudio, allora questa mattina avete incominciato molto presto a fare queste caldarroste? Sì, a dire la verità abbiamo cominciato già qualche giorno prima, perché siamo andati un po' a raccoglierle, poi siamo andati anche a prenderle perché ovviamente quelle raccolte erano poche, e stamattina abbiamo iniziato dalle 8 che siamo qua, abbiamo preparato i fuochi, cominciamo, qua ci sono anche i volontari che stanno tagliando per essere sempre pronti per quelli che vogliono le nostre le caldarroste, insomma, è un'iniziativa che facciamo tutti gli anni, quest'anno l'abbiamo ripetuta. Quindi queste caldarroste vengono offerte non pagate, fanno solo un'offerta alle persone che le vogliono e queste vanno per la Protezione Civile? Sì, abbiamo deciso di fare a offerta, chi vuole fare l'offerta noi ci diamo il sacchetto di caldarroste e ricavato rimane a noi che lo utilizziamo per comprarci quello che ci serve durante l'annata, insomma. Beh, però vedo che state andando molto bene perché adesso avete anche una sede nuova della Protezione Civile che è stata inaugurata pochi giorni fa, quindi siete veramente attrezzati qui a Solignano. Sì, diciamo che ci stiamo dando da fare, quindi, ma grazie soprattutto anche ai volontari, perché senza di loro ovviamente non si riesce poi a fare niente, non si riesce. Già anche il Comune che ci ha dato una sede nuova, questo ci permette a noi di essere sempre operativi in caso di bisogno e anche in queste occasioni di festa come adesso. Voi però fate parte anche degli antincendi, vero? Perché vedo anche che c'hai la scritta spegnitore a V. Cosa significa? Sarebbe praticamente, facciamo un servizio 2 mesi all'anno di avvistamento e di anche, cioè, alcuni fanno anche avvistamento, incendi sabato e domenica, e ci sono come io e alcuni come Giuseppe Pinotti, sì, che siamo dei spegnitori. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo il modulo antincendio che è nostro adesso, che ci ha dato il comitato, e con questo qua non soltanto noi ma anche altri volontari di tutte le associazioni, a turno prendiamo una giornata, stiamo via per tutto il percorso, facciamo un percorso della provincia e andiamo in giro per avvistare degli incendi e siamo in contatto con i vigili del fuoco e in caso di incendio noi siamo pronti a intervenire. Signor Sindaco, questi ragazzi si danno da fare non poco per il suo comune. Assolutamente sì, è il bello del nostro gruppo e di tutti i nostri volontari, l'abbiamo più volte già detto in altre occasioni. Solignano è un comune che sotto l'aspetto del volontariato dà e sta dando veramente tantissimo, io ne sono più che orgoglioso e sono contento perché è un modo come tanti per poter aggregare, per poter lavorare insieme e per poter far vedere che non solo in emergenza ma anche queste cose possono essere un momento di convivialità e di socialità. Le offerte le raccolgono, servono per sostentare il gruppo di Protezione Civile. Certamente, quindi lei è il capo praticamente della Protezione Civile, essendo il sindaco, e si è dato da fare anche lei però perché ha attrezzato anche una sede della Protezione Civile. Sì, assolutamente, tra l'altro inaugurata la scorsa settimana e con un buon risultato perché è una sede più che funzionale per quello che è il servizio che il nostro gruppo deve dare in caso di necessità, è all'interno del comune con una sala, con la sala consigliare a fianco per gestire le eventuali emergenze che speriamo non ci siano mai. E ci diamo da fare tutti, lo facciamo proprio per il nostro territorio insieme, ma quello che sembra una ripetizione, ma quello che è fondamentale però sono i volontari, sono loro che, diciamo, a me capo a me le responsabilità di tutto quello che è l'operazione e la gestione, ma se non ci fossero i volontari non sapremmo come fare.
Io direi che in tutto lo Stato, tutta la nazione non saprebbe come fare se non ci fossero i volontari, perciò un grazie immenso va dato a loro. Ecco. Questo sicuramente, però lei può essere orgoglioso perché la protezione civile qui a Solignano ha tanti giovani anche. Sì, è un bel gruppo. Un bel gruppo di giovani è entrato anche da poco e sì, fa parte del lavoro che costantemente con loro, l'amministrazione e tutti i volontari e tutti i cittadini di Solignano per far sì che vuoi perché abbiamo la consulta dei giovani e parte di questi giovani che sono diventati maggiorenni hanno partecipato a quelle che sono le associazioni volontariato, dalla protezione civile all'assistenza pubblica, Croce Verde, insomma tutto un insieme di realtà che veramente si dà da fare e anche coinvolgendo proprio i giovani che sono la continuità di quelle che sono queste iniziative e questo spirito di disponibilità e di volontariato. Non dobbiamo dimenticare anche gli alpini, perché gli alpini sono un'anima delle nostre zone, sono state l'anima, lo sono ancora, anche se adesso il servizio militare non c'è più, il servizio di leva, e sono in diminuzione come presenza e come partecipazione perché non c'è il ricambio generazionale, però insomma a tutt'ora i nostri alpini si danno sempre tanto da fare e tutti insieme lavoriamo. Ecco. E non poteva mancare il coordinatore regionale Mirko Carretta, che lui è coordinatore della Valtaro e anche della Valceno. Mirko, vedo che i tuoi ragazzi stanno veramente dandosi da fare qui a Solignano. Sì, sono sempre impegnati, infatti veniamo volentieri, settimana scorsa per la sede e oggi per le castagne. In realtà non sono i miei ragazzi, nel senso che ci tengo perché ogni gruppo è indipendente, nasce dalla voglia locale. Quello che abbiamo fatto in questi anni, come dicevi tu, Valtare Valceno, di impegnarsi un po' come referente per il coordinamento provinciale per aiutarli a diventare il gruppo protezione civile iscritti all'albo con i corsi, perché dietro si vede sempre una divisa giallo-blu, ma dietro c'è una preparazione loro, dei volontari, che è sempre lunga e pesante. Quindi essendo in tanti anni in attività con l'AMPAS, con le PUE o con la protezione civile, ovviamente il coordinamento provinciale di Parma, che è un po' quello che tira le fila su tutta la provincia, compreso Valtare Valceno, la cosa più bella è vedere che i gruppi crescono e soprattutto camminano da soli, perché all'inizio gli stai vicino, gli dai una mano, magari gli dai un aiuto da Parma con qualche mezzo, invece adesso in realtà come a Solignano ormai si è resa indipendente, coordinata sempre a livello provinciale, ma come struttura inizia a essere indipendente, quindi è una bella soddisfazione perché la Valtara Valceno sta coprendo praticamente quasi tutti i comuni con questo sistema e è una soddisfazione e soprattutto una sicurezza, perché in caso di bisogno non facciamo le caldarostre, lo sai benissimo anche te, perché se siamo sempre stati insieme tanti anni diamo una mano a chi ha bisogno. Abbiamo la sorpresa di avere a Solignano Matteo Dappadà, che è il consigliere regionale della zona, vero? È venuto stamattina a assaggiare le caldarroste, vedo. Assolutamente sì, e a salutare questi meravigliosi ragazzi. Il mondo della protezione civile è un mondo bellissimo, il mondo dal quale provengo, e quando Claudio Leporati mi ha chiamato dicendo insomma vieni a fare un saluto, vieni a fare un giro a vedere quello che stiamo facendo oggi, per beneficenza ovviamente, come quello che viene sempre fatto, ho accettato veramente molto volentieri il loro invito. Bene, lei essendo un politico è sempre molto presente però nelle valli qua attorno a noi, Valtaro, Valceno. Sì, come ho detto altre volte, intanto ci abito e quindi questo è già importante e poi credo che è il nostro ruolo, è quello di essere in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, capire la necessità, capire i problemi, vedere le belle cose che vengono fatte e casomai riportarle anche da altre parti, cioè il nostro compito è anche quello di vedere dove vengono fatte delle belle cose per divulgarle, per farle conoscere, magari per farle copiare e viceversa portare anche cose che da altre parti si fanno magari nei nostri territori, quindi credo che tutto questo si possa fare se giri, se incontri e se sei anche curioso, quindi la curiosità credo che sia la spinta per tante cose. Lei però è riuscito a far avere anche degli aiuti per queste vallate? Ma stiamo cercando di lavorare per
portare in valle il più possibile in termini di bandi, di contributi per l'azienda, il più possibile in termini di servizi, perché ovviamente le persone vivono il territorio se hanno i servizi, perché altrimenti è complicato vivere. Per cui insomma stiamo lavorando insieme alle istituzioni, insieme ai sindaci, per cercare di portare il più possibile, appunto come ho detto, le agevolazioni ai nostri cittadini e a tutto il nostro territorio ovviamente. Ha mangiato le caldarroste? Assolutamente sì, devo dire che sono ovviamente molto buone, ma soprattutto sono fatte con tanto amore, che è quello che serve a tutti noi per poter vivere insieme bene. Grazie, grazie tanto. Prego.